sarà no, due pali con la stessa azione, No, no, è vero. Senti, allora qual è questa sorpresa, questa persona che ci deve sapere? Aspetta, adesso te la passo la sorpresa, aspetta. Vediamo, vediamo. Pronto, pronto, Morgante. Pronto, chi è in linea? Mi sembra di sentire una voce laziale, non romanista. Io sono un grande esperto, quindi se vuoi domandare a me, tu lo sai, io poi ho chiuso la saracinesca della tifoseria quando ormai non era più quella del 74. Certo, allora abbiamo, diciamo a chi non lo conosce, abbiamo in diretta un nostro grande amico di Radio Roma Futura, ma che non si occupa di calcio, non interviene di solito in trasmissioni sportive, bensì in altre, ma che insomma, ci fa piacere ascoltare, che è il nostro grande amico. Francesco Proni. Allora Francesco Proni, che è tifoso biancoceleste ma che è rimasto al 1974, giusto? Sì, certo, no, io ci tenevo a fare un saluto perché Andrea mi ha detto che era in collegamento con te e quindi insomma mi faceva piacere salutarvi, ecco. No, noi ci fa tanto piacere ogni volta che ti sentiamo, sia se parliamo di cose più serie del calcio, ovviamente come di solito facciamo in altre trasmissioni, oppure anche in queste frivole, insomma, che ci piace, a noi ci piace tanto, insomma, parlare di questo grande sport. Stai bene? Ma il serio ha raggiunto il frivolo. Sì, sono ormai. Hai ragione. Va bene, Francesco, ti auguriamo un buon weekend. Speriamo bene. Grazie. Per la tua Lazio, ecco, va bene così. Grazie a te, grazie anche a voi. Saluto a tutti, ciao. Va bene, ciao Francesco, un abbraccio. Ciao. Andrea, ciao Davide, rimani, Sì. Ciao, okay. Andrea. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Allora, Davide. Pronto? Oh, Andrea, ci sei? Sì, ci sono. Allora, niente, ti volevamo salutare se sei libero anche la settimana prossima, ci sentiamo, magari per commentare il risultato della partita. Io ci sono venerdì. Perfetto, va bene. Ok, allora ti salutiamo, ti auguriamo un buon... Giuliano, scusa una cosa, dimmi. L'orario sarà sempre lo stesso, giusto? Sì, l'orario fino okay. A venerdì prossimo sono sempre gli stessi perché abbiamo le altre trasmissioni che non vanno in onda, quindi abbiamo... Perché sono spazio. A teatro la sera, quindi poi diventerebbe complicato. Ma non ti preoccupare, è il pomeriggio, stai tranquillo. Va bene. Va bene. Un abbraccio, un saluto a tutti, grazie. Ciao Andrea, ciao. Ciao Davide, ciao, forza Roma sempre. Allora Davide, forza Roma sempre. E senti un po', levami una curiosità prima che facciamo, che poi dobbiamo sentire Antonio Olivieri. Sì. Secondo te, domani tu, domani sarà una di quelle partite che possono andare finire con una goleata, come c'è qua, insomma, da prendere con le molle. Secondo te farà la partita la Roma o siccome gioca a casa tenterà di farla il Verona? Il Verona si metterà dietro sperando in contropiedi, sapendo che però non c'ha contropiedisti perché gioca con Toddi e Pazzini, quindi insomma dei contropiedisti non ne vedo nel Verona. Secondo te come sarà la partita? Secondo me cercherà di fare la partita alla Roma e il Verona cercherà più che altro l'occasione di sui calci piazzati, cercare di mettere qualche punizione, qualche calcio d'angolo e cercare di buttarla dentro così. Mi aspetto una Roma molto agguerrita e che voglia subito mettere sotto il Verona, sia per il Verona stessa sia per le altre squadre che guardano e che vedono che la Roma è cambiata in meglio e che è la squadra da temere. Questo è importante, questo poi domani alle 6 vedremo se ho ragione o no. Quello sarà determinante. Va bene, Davide, grazie. Ti salutiamo e ascoltaci, perché adesso chiamiamo subito Antonio Olivieri e quindi continuiamo a parlare di Roma e continuiamo a parlare. Ah, vedi, mi sono dimenticato di fare il sondaggio con Di Pietro Paolo, mannaggia. Tu sei d'accordo o non sei d'accordo sul far giocare anche il campione italiano di Capodanno, come ormai fa anche la Liga e la Premier League? No, io non sono d'accordo, sinceramente, perché per rispettare le festività e anche la gente che guarda, che magari si trova in difficoltà. Vabbè. Quindi se serve tagliare, cerchiamo in altri posti, ma non durante il Capodanno, ecco, per recuperare le giornate.
va bene, Mauro, ci sentiamo lunedì ovviamente per commentare, per commentare la partita, le partite che ci sono, e insomma staremo un po' a vedere domani che partita esce fuori. Ci sentiamo lunedì. Va benissimo. Un abbraccio. E sempre visca il Barça. Visca, partita difficile per Barça al San Mamés domenica. Ci sentiamo lunedì. Va benissimo, ciao a tutti. Ciao. Bene, andiamo di corsa. Se andiamo a sentire subito Antonio Olivieri e rientriamo subito in studio. Eccoci, pronti, rientrati subito. Eccolo. Eccolo Antonio, come stai Antonio? Tutto bene? Bene, tutto bene. Guarda tutto che c'hai andiamo. Un po' di domande, perché c'è il tuo, c'è Antonio Galletti che si scrive da Bologna, che ti ha fatto un po' di domande, mo dopo te le dico, vuole sapere da te un po' il di... grande Galletti. Si è sposato e è andato in viaggio di nozze a Barcellona, quindi... Poi è andata... Peccato che ha visto, insomma, tutto sommato la nostra Roma. Ha visto, esatto, è andato a vedere Barcellona-Roma al Gampero, esattamente. Allora, andiamo subito. Antonio, io vorrei sapere da te che partita ti aspetti domani a Verona, anche tatticamente. Allora, innanzitutto sono molto tranquillo, onestamente, per domani, ma non perché sono particolarmente euforico, perché è la prima partita, insomma, tu lo sai, io ho chiusi le trasmissioni del campionato precedente dicendo che fino a che non vedevo giocare la Roma veramente non avrei espresso giudizi sulla sua campagna acquisti e cessioni. A parte che ancora siamo nel mezzo del mercato, perciò tutto sommato tutto può succedere, perciò ancora una rosa definitiva non mi pare che insomma ce l'abbiano, perché mi pare che al di là del Milan, che mi pare, a parte Soriano, questo della Sampdoria, non mi pare che stia effettivamente movimentando troppo, ma la Juve credo che ancora qualche altra cosa faccia, spero la Roma qualche altra cosa faccia, la Lazio sta aspettando martedì per vedere quali sono, saranno i loro. L'Inter sta nel pieno proprio della campagna acquisti cessioni, perché c'è un problema di sfoltire, ma c'è anche un problema di questo Persic là, come si chiama, insomma, che vuole Mancini a tutti i costi per completare la rosa, perciò ancora un giudizio definitivo sulle rose delle squadre di Serie A non ci sono, perciò io ancora rimango praticamente molto, molto tranquillo, cioè nel senso che commenteremo la prima giornata dopo che sarà passata. Adesso avventurarsi già in tattica, avventurarsi già in schemi, mi pare insomma un pochettino azzardato, a mio avviso, proprio insomma in virtù del fatto che siamo alla prima giornata, dipende da tante cose, da tanti fattori. Posso dire che la Roma ha fatto un precampionato di alti e bassi, diciamo la verità, ha preso tanti gol,
ma proprio tanti, e quello rimane il dato più preoccupante e la cosa che mi preoccupa di più, perché al di là di questo portiere che abbiamo preso, questo polacco, che insomma non è che stiamo parlando né di Neuer né di Buffon, mm-hmm. è un portiere medio, insomma, che ha fatto 2 anni buoni all'Arsenal, il terzo un disastro. Devo dire la sincera verità che i problemi che si erano evidenziati sulle fasce l'anno scorso ad oggi rimangono tutti, perché se giocheremo con Toro Sidis sulla sinistra e con Florenzi a destra, è come abbiamo finito il campionato soffrendo tutto il girone di ritorno l'anno scorso dopo l'infortunio di Maicon. Perciò da questo punto di vista la Roma non è cambiata niente, non ha cambiato il centrocampo, perché purtroppo, come vado dicendo da più di qualche mese, come ormai sanno tutti, insomma, c'è pure, ce l'ha fatto capire in maniera chiara, senza ipocrisia, l'allenatore dell'Olanda, dicendo che Strootman sì. sta attraversando un periodo drammatico, non tanto dal punto di vista calcistico ma quanto personale, il che significa che sta in ballo la sua carriera vera come calciatore, al di là di Roma non Roma, lì c'è la possibilità che lui non possa più giocare a pallone, e questo è per colpa della prima operazione che quel fio della mignotta del medico, ma stronzo lui, che è andato a essere voluto operare in Olanda, quando insomma in Italia non è che stiamo, che ne so, con tutto il rispetto, il Camerun, no? Certo. Ecco. Siamo a Roma, insomma, di giocatori italiani con quei problemi ce ne sono state. Poi c'è, insomma, i nostri chirurghi, insomma, sono tra i più forti al mondo, perciò non c'erano problemi. È come la storia del Colorado, altra stronzata, no? Che hanno rovinato sia Rossi che Balzaretti, no? Questa, perché esistono tanti personaggi che hanno un grande marketing anche nella medicina. E questo marketing poi praticamente questi scemi di calciatori ci cascano, si impuntano, vanno a operarsi fuori dal nostro paese, sapendo che, insomma, diciamo la verità, la medicina e la chirurgia e l'ortopedia in Italia sono tra le più avanzate del mondo, perciò non vedo per quale motivo c'era bisogno di uscire. Comunque così è stato, il peggio è della Roma, ma il peggio è soprattutto del ragazzo, che ormai sono 18 mesi che non vede il campo, questa è la verità. Perciò mi dispiace come ragazzo, ma a lui dovrebbe tutto sommato le sue responsabilità prendersele tutte, infatti rischia di finire la carriera. Io ancora gli auguro che questa ipotesi venga scongiurata, però io non sono per niente fiducioso, perciò ripartiamo praticamente con Nengolan, De Rossi e con Pjanic, il che significa che tutto, al di là se giocherà De Santis o il polacco, la Roma praticamente è come se avesse finito il campionato col Palermo e riprende praticamente, anzi non col Palermo, con la Lazio, eccetto Mbiwa, ritorna Castan, l'unica nota positiva della difesa della Roma, ma per il resto è identica. Perciò che giudizio vuoi che esprimo? Cosa mi aspetto? Nulla. Mi aspetto solo che la buona impressione ricavata nel primo tempo della partita con il Siviglia, con i tre nuovi innesti lì davanti, dia i suoi frutti, che significa che Dzeko faccia Dzeko, che Salah migliori la sua prestazione rispetto a quella che è stata con il Valencia, che è stato un po', e che Iago Falk, così disciplinato tecnicamente, continui a mettere quelle palle al centro con quella chirurgica precisione che vengono sfruttati da quel fenomeno che ci abbiamo lì davanti, perché io lo ritengo un ottimo giocatore. Ecco, questo è quello che mi aspetto. Il Verona onestamente ne so proprio poco, insomma. Ma no, per carità, però così a naso, visto che dovrebbe giocare Toni e Pazzini, e quindi non sono due giocatori in cui dici, sai, il Verona si mette dietro, fa fare la partita alla Roma e colpisce in contropiede, no? Ti aspetti tu, insomma, che il Verona tenterà, no, di metterla sul ritmo, sulla forza fisica, sperando che magari la Roma sia ancora
fisicamente e atleticamente